Ho giudicato gli orribili peccati dei miei iscritti, ma su Discord... Cioè, non è figo essere un furry, ci siamo comprati uno fursuit. Ormai Don Poldo, personaggio canonico del canale, ha giudicato i peccati di moltissimi di voi e lo ha sempre fatto tramite confessioni anonime testuali. Ma questa volta il confessionale ha deciso di aprirsi verso nuove frontiere e abbiamo quindi deciso di darvi la possibilità di confessarvi a voce. Cosa fai di bello? Che stupro! No, tremendo! Ovviamente è sempre anonimo, quindi ho dovuto aggiungere questo filtro alla voce totalmente inchiesta di Striscia la Notizia. E stasera in live alle 20:30 su Twitch faremo un altro episodio del confessionale su Discord. Ci vediamo in live e iscriviti per un'indulgenza, mi raccomando. Salve! Welcome al confessionale, io sono Don Poldo, mi tolgo subito la felpa così posso confessarti come si deve. Come vedi è tutto anonimo, quindi non ti preoccupare. Dimmi pure la tua confessione di stasera e... vedremo che cosa fare. Ok, allora, risale a quando tipo avevo 6-7 anni. Eravamo con famiglia e amici ai parchi di Sherwood, no? Agli alberging, ti conosci? Dove si fanno le zipline tra gli alberi. Ah, i parchi avventura, tipo. Sì, ok. Sì. Quando arriviamo, vediamo questo stagno, okay, dove c'era una fontana piena di girini che pian piano andavano verso lo stagno, erano collegati. La cosa avviene dopo pranzo. Io e gli amici andiamo a prendere i girini, ci giocavamo, okay. I girini, chat, mettiamo. Per contesto, sono i bambini delle rane, tipo, sono le rane piccole, esatto, tecnicamente. Ma siccome io ero piccola e non lo so, okay, avevo il quoziente intellettivo di Dora l'esploratrice, probabilmente, vedevo questo mio amico mettere dei girini nello stagno. Io cosa ho fatto? L'ho spinto dentro lo stagno. Il tuo amico hai spinto? Sì, ma la cosa peggiora, la cosa brutta è che sono arrivati i genitori, okay, io mi ero nascosta, quindi non mi hanno visto, non mi hanno beccato. Okay. È successo che poi un'altra mia amica si è avvicinata allo stagno liberando i girini, l'ho spinta pure lei. E se la scena si ripeteva abbastanza spesso, tipo ogni 5 minuti si ripeteva. Quante persone hai buttato, se posso chiedere, nel laghetto dei girini? 3 o 4. 3 o 4, perfetto, ok. Quindi è stato, come dire, non, è stato molto intenzionale. Sì, e poi io ci ridevo anche sopra, che io li vedevo così seduti nel... Ma scusa, loro non si accorgevano che eri tu? Si accorgevano, ma quando lo dicevano ai genitori... E amici, non si capisce quando piangono. Quando lo dicevano ai genitori, era tutto un pastrocchio quello che dicevano. Quando mi hanno scoperto, mio amico ha smesso di piangere, l'ha detto bene. Ha fatto il tuo nome, giustamente. Sono stata costretta a chiedere scusa e sono stata costretta a dover ripagare gli occhiali di un mio amico. Essendo finiti nel laghetto, si erano... Intanto si era rotto il vetro, non so come, ma si erano tutti arrugginiti. La madonna, che acqua c'era in quello stagno che ha arrugginito il vetro? No, ma è stato nel tempo, perché in verità li avevano recuperati dopo un tot, perché lui li aveva, certo, persi. Il fondo era melmoso e si erano un po' impantanati. Quindi in questo caso tu mi hai anche detto che hai già chiesto scusa e hai dovuto ripagare degli occhiali, quindi già c'è un punto di partenza, come dire, buono dal mio punto di vista, però qua si tratta di pensieri intrusivi. Sì, perché la mia testa da bimba di 6 anni, 7 anni, okay, mi diceva spingilo, hai l'occasione. Chiaro, spingilo. Sono pensieri intrusivi. Allora, a 6-7 anni ci sta. Allora, io adesso ti chiedo un attimo di silenzio, che devo confrontarmi con la chiesa per valutare la tua libertà, ok? Okay, torno subito, dammi 5 minuti. Allora, chat, adesso non ci sente. Innanzitutto, diabolico, è stato davvero diabolico da parte sua. Voglio vedere il vostro voto e non so come metterla a Don Ruggero. Allora, Don Ruggero, quindi da piccolo ho spinto 4 bambini nello stagno di girini a causa dei miei pensieri intrusivi. Andiamo a controllare intanto i risultati. Perdonati per l'84%. Chat, mi trovate d'accordo? Vediamo che ne pensa Don Ruggero innanzitutto. I girini, creature di Dio anche loro, eppure sento che i tuoi pensieri non sono forti come il vento che spezza via le foglie d'autunno. Che è successo? Decisione, ti perdono, ma solo perché erano pensieri intrusivi e non di tua volontà. Per penitenza però andrei in un parco e aiuterei i bambini a dare da mangiare alle papere senza spingerli. Grande, Don Ruggero, sei un grande! Va bene, anche secondo me la perdoniamo. Fatemi tornare dalla ragazza. Ok, mi sono confrontato con i miei colleghi e volevo dirti che il consolato generale della chat ha deciso che sei perdonata. E c'è stata una votazione, abbiamo deciso che sei perdonata. Io ho deciso che ti perdono. Don Ruggero ha deciso che ti perdona. C'è un però. Cioè, sei perdonata, ma dovrai andare ad aiutare i bambini a dare da mangiare alle papere senza spingerli. Alle papere senza spingerli? Per lì, esatto, gli devi dare una mano
per, secondo me, una settimana e mezza circa. Io adoro le papere. Perfetto, si impara sempre da queste cose. Allora, la prima di oggi, grazie mille per essere stata qui. Arrivederla e grazie ancora. Buona amen. Arrivederci, amen. Arrivederci. Che lo spirito sia con te, con il tuo spirito. Grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Che onore. Guardi, l'onore è tutto mio. Allora, benvenuta al confessionale, benvenuto al confessionale. Avevo finito la quinta elementare, quindi avevo 10 anni, giù di lì. Era estate, appunto. Era in questo centro estivo. Stavo chiacchierando con delle ragazze. Poi le ragazze hanno iniziato a spingersi un po', comunque a scherzare. Ok, scherzavano spingendoci, comunque un comportamento villanoso, se posso. No, cioè... Scherzavano tra di loro. Giusto così, due, tre toccatine. E una delle due erano più grandi di me. Okay. Una delle due dice, ti stupro. No, tremendo. Io ho detto, ma che cosa vuol dire? Eh beh, giustamente a 9 anni non sai che cosa vuol dire questa parola orribile. Meno male, dico io. Si sono guardate un attimo. Ti abbraccio molto forte. E io tutta contenta. Ho detto, ah, ok. Dopo no. Vado dall'animatore. Lo abbraccio. Mi dice, oi, cosa fai di bello? Che stupro. No, tremendo. Mamma mia. Visto che okay. Avevo sentito le due ragazze prima dire questa cosa. Ne ha guardate malissimo, avevo uno sguardo fulminante per dire. Mi ha detto, tata, non dire più queste cosine. E beh, però per spezzare una lancia, immagino che siano passati molti anni da quando hai finito le elementari. Anch'io ricordo che quando ero piccolo, ancora come parola non era così grave e si utilizzava anche in modo affettuoso. Oggi penso abbia una connotazione molto 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 più grave di quando eravamo piccoli, quindi diciamo che c'è anche da considerare sicuramente il contesto. Allora, se la tua confessione è finita, io mi ritiro a riflettere. Dammi 2 minuti e torno da te, ok? Allora, chat, qua non è colpa sua, qua è addirittura vittima. Potete votare. Intanto la proponiamo a Don Ruggero. Allora, qua è la vittima, siamo d'accordo. Fatemi vedere i risultati del sondaggio. Perdonato al 96%. Vedo che siamo assolutamente d'accordo. Figliola, qui vedo solo un cuore innocente, ingannato da lingue maliziose. Hai agito con purezza e il Signore sorride su queste anime ingenue come la tua. Decisione, perdono totale. Non c'è colpa nel non conoscere. Per penitenza, prometti solo di fare sempre una piccola ricerca sui significati delle parole strane che senti. Salve, sono tornato e mi sono confrontato con il consolato della chat che ha deciso con un ottimo 96% di perdonarla. Non so chi sia stato quel 4% a non perdonarla. Io invece ho specificato come lei in questo caso non è un carnefice, cioè lei è la vittima. E Don Ruggero mi ha dato la conferma, visto che anche secondo Don Ruggero c'è il perdono totale. Ti ha chiesto solamente per penitenza di fare la ricerca del significato delle parole, capisci che sono strane. Quindi da me c'è perdono totale, vado a dormire serenamente stanotte. Arrivederla, arrivederla, buona serata. Pronto? C'è sempre questo momento di... Allora, il mio peccato è aver fatto 50 mesi di sabato questo streamer. Ragazzi, mi raccomando, mai più, ovviamente sto scherzando. Merda, Erva, non ti ho riconosciuto, ti chiami Nino Fagioli e Piselli. Grazie, mi mandi il prossimo, la ringrazio. Pronto? Hola. Salve, benvenuto al confessionale. Se ha una confessione da fare, me la dica subito. Questa storia è ambientata nel parcheggio di un centro commerciale, ok? Era un po' vuoto, non c'erano troppe macchine, ok? Quindi era abbastanza libero. Ero con altri due amici miei, mentre stavamo uscendo, c'era un carrello abbandonato lì. A caso. Ah, ok. Cosa pensiamo? Ovviamente dobbiamo sfruttarlo in qualche modo. Certo. Cosa facciamo? Decidiamo che un amico mio si metta all'interno del carrello seduto e io, con l'altro amico che era rimasto fuori, lo iniziamo a spingere da una parte all'altra, un ping pong umano, ok? Da una parte all'altra, da una parte all'altra. Okay. Ovviamente quando si fa un gioco del genere la regola fondamentale è che man mano che vai avanti devi spingere sempre più forte. A un certo punto, dopo un paio di passaggi, io tiro un pochettino troppo forte il carrello, ma soprattutto sbagliando la mira. Le ruote del carrello, diciamo che non sono così controllabili come, ecco, le ruote di una Formula 1. Esattamente. Qui il peccato l'ha fatto il carrello, perché che cosa ha fatto? Ha iniziato a roteare, proprio a girare fortissimo, ok? Una trottola che andava verso l'amico mio. Si ritrova che sta venendo addosso questo. Cosa fa? Invece di fermarlo, decide di lanciarsi via, abbandona il mio amico dentro questo carrello che si schianta contro una colonna. Ovviamente un casino incredibile che rimbomba. Sì, un tonk poi nel parcheggio, esatto. Per far capire quanto era forte l'impatto, i carrelli sul retro hanno quella parete sì, che si può alzare e abbassare, ok? Per il colpo, il mio amico è stato gittato
buttato fuori all'indietro da quel lato del carrello. Madonna Jackass. Sì, sì, a parte vabbè, il carrello si è distrutto. Era di plastica il carrello, quindi ecco perché pure è rimbalzato così. Vabbè, tanto. Certo. E noi per il panico, perché non sapevamo se magari c'era qualcuno che ci ha sentito, noi abbiamo preso e siamo scappati via. Abbiamo lasciato la scena del crimine di questo carrello distrutto, esploso davanti a quella colonna in mezzo a questo parcheggio vuoto. Guarda, che figata. No, scherzavo. Allora, dobbiamo ritirarci con gli altri membri del consolato e la giudicheremo, ok? Capisco. Perfetto, mi dia un attimo preciso e torno da lei. Allora, amici miei, no, scusate, non volevo dire che figata. Allora, dobbiamo votare, chat. Io adesso devo chiedere come sta il suo amico, per carità di Dio. Questa è la prima cosa, vogliamo sapere questa cosa. Intanto, la chat lo perdona per il 70%. Allora, vediamo che ne pensa Don Ruggero. Ah, figliolo, il carrello, strumento di trasporto di distruzione a seconda delle mani che lo spingono. In questo caso l'allegria si è trasformata in volo, in peccato. Ti perdono perché il tuo amico ha avuto una lezione di fisica gratuita e dubito che lo dimenticherà mai. Ma Don Ruggero, ma che cazzo? Ma si è fatto male? Torniamo dal carissimo. Allora, la chat l'ha perdonata per il 70%. Questo significa che il consolato Massimo ha deciso il suo perdono. Tuttavia c'è ancora il voto di Don Ruggero e il mio che potrebbero ribaltare la situazione. Allora, il voto di Don Ruggero è positivo, quindi ti ha perdonato. Questo perché hai insegnato una lezione di fisica a detta sua al tuo amico. Sì, tanto anche perché alla fine non si è fatto niente, il colpo era leggero. Ah, quindi... ok, infatti io prima di darti il mio voto volevo sapere come stesse il tuo amico, cioè se si è fatto male, cioè non si è fatto niente. No, sta a posto, non ha più le gambe, però sta a posto. No. Perfetto, guardi, allora anche da me hai il perdono. Io la ringrazio per essere passato al confessionale, le auguro una buona serata. Arrivederci e si goda il paradiso. Salve. Allora, oggi dovrà confessarci cosa ha fatto, quindi prego, non aspettiamo oltre. Nel periodo delle superiori, praticamente okay. Avevamo in classe questa professoressa abbastanza ingiusta, che diciamo si comportava molto male con quasi tutta la classe, a meno che non eri tra quelli che... Ok, che si comportava, okay. Va bene, okay. Perfetto, esatto. Sì. Addirittura in alcuni casi denigrava anche alcuni nostri compagni con disabilità. Ah, addirittura, questa cosa è sbagliata. Sì, soltanto che nessuno aveva il coraggio di remare contro questo docente, perché certo, faceva anche parte del corpo studentesco, immagino, di tutta... degli intoccabili tra i professori. Ah, gli intoccabili, ecco. Perfetto. Io e un altro paio di miei amici ci siamo rimboccati le maniche, diciamo, per fare da, tra virgolette, giustizieri. Questa professoressa ci teneva tantissimo ai suoi dispositivi elettronici. Cosa insegnava la professoressa, perdonami? Che era, insegnava? Diciamo, una materia scientifica. Una materia scientifica, va bene. Quindi ci teneva lo suo iPad, al suo telefono e ad altro, immagino. Al suo PC, al suo portatile. Al suo portatile, ok. Diciamo che ci siamo rimboccati un po' le maniche, siccome eravamo smanettoni di hardware, cose simili. Okay. Abbiamo fabbricato una USB kill. No! Eh sì, sono quelle chiavette USB con un virus dentro. No. Sono una piccola modifica hardware. Prendeva tutta l'elettricità dell'alimentazione del PC in entrata e praticamente la restituisce al mittente 10-20 volte più della potenza, con inevitabile conseguenza della frittura della scheda madre. Quindi è peggio di un virus, cioè te lo uccide proprio, scintille, sì. Appena abbiamo avuto l'occasione, quasi meno di un secondo ci impiega, inserita e tolta, il PC si è spento e mai più riacceso. Presi questa piccola vendetta personale che poi abbiamo usato con molta parsimonia con magari altri docenti che si comportano. Ah, l'avete addirittura rifatto! Sì, ma soltanto in casi molto speciali, niente di ok, ci mettiamo a divertimento. Quante volte l'avete fatto? Tre! Beh, però va bene, ok. Quindi questo. Guardi, vado dalla chat e torno da lei. Allora, chat, qua vabbè, c'è poco da discutere. Andiamo direttamente a votare. Innanzitutto lo chiediamo a Don Ruggero. Questa, ragazzi, è grave, eh. Cioè, capisco tutto. È del sud, sa fare tecnologia e Jumpitech. Perfetto, sei arrivato alla tua conclusione. Vediamo i risultati della chat. Innanzitutto, results. Perdonato, chat! Ma che avete in testa? Ha fritto il computer di tre persone. Ma ragazzi, capisco. Ma questo non ti giustifica friggere il PC di una persona. Vediamo che ne pensa Don Ruggero. Decisione: non ti perdono. La vendetta non è la via del Signore. Oh, minchia, meno male che Don Ruggero la pensa come me. Come penitenza dove scrivere una lettera di scuse sincera a ogni insegnante coinvolto e promettere di non danneggiare mai più nulla. Bla 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 bla. Andiamo da ragazzo. Allora, guardi, sarò franco con lei. Purtroppo l'utilizzo di tre USB killer per uccidere tre computer. Ma la vendetta non è la via del Signore, brother. Mi sono pentito in questi anni, l'ammetto, ma in qualche modo giustizia, certo, deve essere fatta. Ci sono un po' di pareri discordanti, perché molta della chat ti vuole far santo.
Esatto, io e Don Ruggero invece siamo molto per il non perdono. Fortunatamente qua siamo una democrazia, quindi lei non è perdonato, anzi, per favore non utilizzi un SB killer in paradiso con nessuno di noi, per cortesia. Vabbè, arrivederci. Pronto? Salve, benvenuta al confessionale, le do il benvenuto. Ci parli pure della sua confessione. Certo, allora, ad aprile vado al Comic Con a Napoli. Contesto già pericoloso. Ci sono tanti cosplay, ovviamente, tante cose. Vedo un furry, il mio primo furry. Non si scorda mai quello. Ma il primo furry che vedo, mi ci voglio fare una foto insieme. Mi faccio una foto con questo furry, tutto ok. Me ne torno a casa e riguardando le foto e dico, okay. Ah però, cioè, era fatta bene comunque, era una fursuit fatta bene, era piuttosto carina, dai. Quindi ci rifletto un po'. Stavo con un mio amico, non eravamo troppo sobri, e quindi abbiamo intrapreso un discorso filosofico. Abbiamo detto, ma secondo te, cioè, non è figo essere un furry? Cioè, secondo te non si divertono, che quelli hanno la loro vita e poi se ne tornano a casa, si mettono la fursuit e boh, cioè, sono degli animali. E quindi niente, continuiamo a parlare. Una cosa tira l'altra, ci siamo comprati una fursuit. E questo è. Una cosa tira l'altra, avete speso 400 euro di costume da gatto. 300 euro, ma è arrivato? La mia sì, la sua no. E cosa ci hai fatto con questa cosa? No, niente di male, il mio peccato è essere un furry. Tu mi stai dicendo che da aprile 2024 sei diventata una furry? No, è stato un viaggio, ci ho dovuto riflettere. Però adesso ti reputi furry? Eh beh, in teoria sì, cioè comunque mi è arrivata la testa, c'ho le zampe e tutto. E l'hai provata? Sì, dai, è carina. Come ti fa sentire a indossarla? Fa sentire che ho speso 300 euro. Ho capito. Guardi, torno a breve, mi confronto con la chat e arrivo. Chat, scusatemi, devo chiamare un attimo Satana per vedere se c'è posto nei ranghi più bassi. Allora, chiamo piano piano. Allora, facciamo un recap della storia. Ha visto un furry, ha detto merda, sarebbe proprio divertente prendere una cosa da furry. Poi l'ha presa e adesso è un furry effettivamente. Cioè, ha intrapreso la carriera da furry. È stata coinvolta al 100%. 300 euro, ma 300 euro è anche poco secondo me. Chat, votate. Don Ruggero, per favore. Non faccia cazzate. Allora, vediamo che cosa ne pensa la chat. Ah, c'erano solo 5 voti. Però vedo che la situazione non è tanto cambiata. Penso che qua il voto è... Sì, qua direi che siamo sulla linea d'onda giusta. Allora, decisione ti perdono. Abbracciare la propria identità è un dono, anche se in modo insolito. Don Ruggero, ma che cazzo dici? Ma ti rendi conto? È un furry! Non ti ha detto che è gay o che, non lo so, gli piacciono le soap opera? È un furry! No, ragazzi, io per tanti anni ho collaborato con Don Ruggero, però qua mi è caduto. Potrebbe essere la fine del rapporto tra me e Don Ruggero. Guardi, Don Ruggero, non mi faccia parlare. Torno dall'impotato. Salve! Allora, mi sono confrontato con il consolato della chat, che purtroppo il voto è stato negativo. Nel caso della chat, e come è stato negativo anche da parte mia, purtroppo. Da parte di Don Ruggero, però, con nostra sorpresa abbiamo visto che l'ha perdonata. Boh, se ha bisogno di amici furri, le passo il contatto di Don Ruggero. Però, nel nostro caso, abbiamo avanzato non solo l'inferno, ma la scomunica. Spero che questa cosa non la infastidisca. No, addirittura. Sì, esatto. Domanda, ce l'hai la sub? Sì, ce l'ho la sub. Non importa, perdonata, benvenuta al paradiso. Anzi, che la ringrazio. Le persone come lei sono sempre benvenute. Venute in mezzo a noi, quindi grazie ancora per la sua confessione e vada in pace. Arrivederci. Arrivederci. Chat, che vi devo dire, amici? Bisogna... Oh, cioè, ragazzi, la chiesa deve andare avanti.